saluto a tutti e a tutti, sono Alberto Pantaloni, sono l'autore del libro La dissoluzione di lotta continua al movimento del 77, che potete vedere qui alle mie spalle. È edito per Deriva Pro, è uscito alla fine di gennaio di quest'anno e sostanzialmente si occupa di questo periodo di transizione tra la crisi delle organizzazioni della cosiddetta nuova sinistra, della sinistra rivoluzionaria, e l'esplosione e poi la parabola del movimento del 76, che rompe definitivamente con la tradizione del Partito Comunista, rompe con la tradizione delle organizzazioni della nuova sinistra, che nel frattempo avevano subito anche un'involuzione dal punto di vista degli assetti organizzativi, delle logiche, delle dinamiche che regolavano il dibattito interno, una maggiore centralizzazione, con una militanza, un livello di militanza che veniva sempre più rifiutato appunto da questi movimenti, da queste nuove generazioni. Il modus operandi che le donne piuttosto che gli operai, piuttosto che i giovani all'interno dell'organizzazione si stavano dando, questa cosa inizia a Torino, trova il suo dispiegamento, la sua esplosione o implosione, a seconda dei punti di vista, nel congresso di Rimini, e da lì inizia tutto un periodo di dissoluzione, come dice il titolo del libro, che sostanzialmente porta l'organizzazione a un lento declino. Ancora per circa un anno Lotta Continua, soprattutto attraverso il giornale, riesce a mantenere un certo livello di raccordo e di coordinamento tra le varie istanze, per poi definitivamente eclissarsi alla fine del 1978. Il movimento del 77 a Torino è un fenomeno, diciamo così, tra virgolette, meno nobile rispetto ai fenomeni più conosciuti come quello romano, come quello bolognese, ma come tante altre dimensioni a livello locale, a livello territoriale, merita un necessario approfondimento perché si è sviluppato con intensità e radicamento anche territoriale, tale da non invidiare le più, tra virgolette, famose esperienze romane o bolognesi. Il contesto di Torino è un contesto particolare rispetto a altre dimensioni, è un contesto chiaramente caratterizzato dalla presenza della Fiat, da questa presenza ingombrante dell'industria automobilistica e della Fiat, con la quale bisognerà sempre fare i conti nel tentativo di trovare dei momenti di collaborazione, di scambio, di confronto positivo con le mobilizzazioni operaie, ma anche al tempo stesso di forte scontro con quello che erano i gruppi dirigenti delle organizzazioni sindacali e in particolar modo del Partito Comunista. Dentro questa dimensione, chiaramente, un elemento importante è quello della violenza. Non va appiattita sul fenomeno esclusivo della lotta armata, sebbene il fenomeno della lotta armata possiamo dire che prenda piede in modo abbastanza evidente, soprattutto nella seconda parte del 76 e nella prima parte del 77, nella città di Torino, come poi anche nelle altre città, rappresenta un po' il milieu radicale all'interno del quale organizzazioni come quella di Prima Linea svolgono la loro azione, il loro tentativo di aggregazione di organizzazione. Tra gli studenti, i circoli del proletariato giovanile, il movimento delle donne, la stessa esperienza di Senza Tregua e poi di Prima Linea attingeranno fortemente alle energie militanti delle donne e degli uomini che avevano caratterizzato l'esperienza di lotta continua. Molti uomini e molte donne del movimento si incorporano all'interno delle formazioni armate, a Torino in particolar modo, lo ripeto, all'interno di Senza Tregua e poi di Prima Linea, però non si può dire che è il movimento del 77 che ha aperto la strada a questo salto, a questa escalation che poi avverrà con l'omicidio Moro, ma è casomai vero il contrario, cioè che con la sconfitta, il riflusso del movimento del 77 a partire dell'autunno di quell'anno, nei fatti l'unica opzione politica che rimane in piedi è l'opzione politica delle organizzazioni armate e quindi saranno al contrario le organizzazioni armate che si avvantaggeranno di questo fenomeno.